Due racconti brevi, brevissimi, il messaggio dell'imperatore e davanti alla legge di Kafka, che prendono in considerazione lo stesso problema, questa incomunicabilità tra il potere, la verità, la legge e l'individuo. E in questa incomunicabilità, in questo desiderio invece di comunicazione, sta poi tutto un dramma moderno e contemporaneo che sentiamo così profondamente. E che è drammatico perché è aperto, perché sembra non avere soluzione. E nel non avere soluzione sembra quasi che ci sia una non volontà, una incapacità da parte di un qualcosa che non sappiamo bene cosa sia a renderlo attuabile. Insomma, sembra che ci sia qualcosa che potrebbe essere fatto, basterebbe solo un po' più di buona volontà e tutto sarebbe più semplice, ma in realtà ci si consuma in un'attesa, in un desiderio che è destinato a rimanere sterile, a non trovare la sua realizzazione. E questo è, se ci mettiamo dalla parte del potere, della verità, della legge, l'imperatore, insomma, no? Come simbolo di queste cose, che affida un messaggio per l'ultimo dei suoi sudditi, perché per lui è importante anche l'ultimo dei suoi sudditi, al suo messaggero più energico, più forte, dotato anche dei simboli, insomma, che gli permettono di avere la precedenza su tutto e su tutti. Sta per morire l'imperatore, è vecchio, quindi il tempo. Non c'è molto tempo perché almeno lui prenda coscienza che questo messaggio è arrivato dove vuole farlo arrivare. E lo affida con la massima attenzione, glielo sussurra all'orecchio. E questo messaggero va, però nonostante tutto non riesce a passare attraverso tutti gli ostacoli, le scale, i detriti, la folla che si assiepa all'interno dei palazzi del potere, con una visione semplicistica forse, potremmo vederci la burocrazia, no? Personaggi, di esseri che accanto al potere coltivano soltanto il loro interesse e che si frappongono a che il potere, la verità, il buono, la legge, la possibilità di quindi di arrivare a una modalità di vita semplice. Bene, si frappongono a tutto questo e creano degli ostacoli insormontabili, perché sono destinati a pensare soltanto a se stessi e quindi i detriti della loro esistenza fanno sì che il messaggio dell'imperatore non arrivi all'ultimo dei suoi sudditi, che è lì, che lo aspetta in attesa, tutta la vita è in attesa, ma questo messaggio non lo riceverà mai. Dall'altra parte è il contadino, l'ultimo, che arriva davanti al palazzo del potere e incontra il guardiano e tenta di accedere al palazzo del potere. E qui il guardiano lo ferma, gli dice di non poter concedere all'uomo di entrare. Ma quando alla fine quest'uomo starà per morire, fermo davanti al portone nell'attesa di entrare, gli dirà che l'ingresso sarà destinato, era destinato soltanto a lui. E quindi ambiguità. Il guardiano ha detto la verità all'uomo o lo ha ingannato? Si può accedere alla verità? È lecito arrivare nelle stanze della legge, del potere? La menzogna del guardiano era necessaria? Era un divieto giusto?
perché non hai concesso all'uomo arrivare alla verità. Oppure era arbitrario il divieto del guardiano. L'uomo soggiace all'arbitrio dell'altro uomo, le cui ragioni rimangono sconosciute, imperscrutabili. Il potere buono ha una ragion d'essere di consentire la realizzazione piena della vita umana? Oppure la sua ragione d'essere è soltanto la legittimazione della menzogna, l'arbitrio? E allora l'insensatezza e l'incoerenza di tutta la realtà. E così l'uomo di campagna, come l'ultimo degli uomini nel messaggio dell'imperatore, sono destinati a restare al di fuori del luogo della legge, rimangono fuori luogo. Oggi potremmo dire anche sradicati, e anche fuori legge. E in questo senso rimangono nel mondo assolutamente stranieri, estranei, fuori. Il guardiano non usa la forza per proibire l'ingresso, non gli si mette mai davanti come ostacolo insormontabile assoluto. Fa sì che sia l'uomo stesso a decidere di non entrare, come a renderlo vittima della propria inerzia e remissività. Avviene una lunga attesa davanti a questo portone, come lunga sarà l'attesa dell'ultimo uomo che aspetterà inutilmente. Fermo davanti al portone del palazzo della legge, passa il tempo e l'uomo si consuma in questa attesa, diventa sempre più piccolo e quindi questa dimensione, questo scarto che aumenta tra la dimensione del palazzo, di tutto quello che c'è dentro e l'uomo che attende, che diventa sempre più piccolo e quindi sempre più insignificante. Ma questa esistenza che si consuma nell'attesa, in un luogo che non è più un luogo, quindi fuori luogo, fuori tempo, perché il tempo passa senza che succeda più niente, e fuori legge, perché inaccessibile rimane il palazzo della legge. Per tutto il tempo che questo uomo rimane davanti alla porta, nessun altro si fa avanti. Il guardiano rimane il solo testimone dell'esistenza di quest'uomo. Come pure succede che l'uomo finisce per essere l'unico testimone dell'esistenza del guardiano. Quindi ci troviamo in un universo assurdo, abitato soltanto da due esseri, non sappiamo cosa c'è al di là. Ci si prospetta che ci siano dei guardiani sempre più severi, ma non li vediamo, né vediamo com'è, né sapremo mai com'è il palazzo della legge, cosa c'è dentro, oltre quella porta. Nello stesso tempo, la reciproca presenza di questi due esseri, il guardiano e l'uomo, risulta necessaria a entrambi, è l'unico modo che hanno per legittimare l'esistenza l'uno dell'altro, per sapere che sono esistiti. Kafka usa il tempo presente, con il quale esprime una condizione oggettiva, perenne, che è quella dell'uomo fermo alle soglie di una verità, che non riesce o non vuole o non può cogliere, rimanere fuori dalla verità, rimanere fuori dalla legge, significa mantenere una distanza, gli fosse concesso di entrare. Spazio e tempo si annullerebbero e l'uomo rischierebbe di diventare tutt'uno con la legge e quindi con la verità. La conoscenza diventerebbe accessibile all'umano e il potere sarebbe un qualcosa che non è più distaccato da chi lo subisce. Non entrando invece nel luogo della legge, l'uomo di campagna rimane nello spazio esterno, che comunque non è quello dal quale lui proviene, cioè la campagna, rimane in una specie di limbo. Non è
né di là né di qua. Rimane in un luogo di attesa continuo, uno spazio vuoto, dove ci sono solo poche cose, la porta, uno sgabello dove egli rimane, come uno straniero integrale. E quindi questo senso di estraneità, di non appartenenza che si ha nel mondo moderno, soprattutto quando ci si mette in rapporto con la burocrazia, con il potere costituito. Allora, due punti di vista, quello dell'imperatore, il rappresentante della legge sulla terra, della verità, e che ha un messaggio da dare, che vuole darlo, che non ha tempo perché sta per morire. E questo messaggio si ferma nei meandri del potere costituito, della burocrazia, nei meandri del palazzo. I detriti, le scorie che questo palazzo elabora continuamente per far sì che niente esca, che tutto rimanga nella cerchia degli eletti, di quelli che stanno vicino all'imperatore e che quindi sono in grado di condizionarlo, di influenzarlo, di mantenere il distacco tra quello che lui rappresenta, tra il potere che dovrebbe essere al servizio dell'umile, del contadino, dell'ultimo uomo sulla terra, e invece questa situazione che è destinata a perpetuare la distanza. E questo si ribalta nell'altro racconto, dove il guardiano ha la figura, in questo caso è unica, quella del guardiano, che lascia libero ma in realtà non lascia libero, e del contadino che vuole accedere alla legge, alla verità, e che rimane perpetuamente in attesa, ma un'attesa che non capiamo mai quanto sia determinata, quanto sia effettivamente bloccato dal guardiano in questa attesa, e quanto invece dipenda da lui non voler superare quella soglia. E cosa potrebbe trovare poi al di là? Perché non ha il coraggio di sorpassarla, e in questa attesa invecchia. Il tempo passa, si consuma. L'esistenza quindi poi è legittimata soltanto dal fatto di avere aspettato. Chi esercita l'ostacolo, il guardiano, e chi subisce l'ostacolo, l'uomo di campagna, esistono soltanto perché testimoniano l'uno dell'esistenza dell'altro. Il tempo passa, la vita scorre e nient'altro succede che questo. Aspettarsi una felicità che non arriva, perché nella giustizia, nel potere dovremmo vedere anche il garante della felicità. Questa felicità, questo senso che non arriva, è questo senso che si trova soltanto poi nell'attesa.